Siamo infine giunti all'ultima parte di questo viaggio inaspettato, Sbruz, che è stato il gladiatore, il gladiatore, il gladiatore. Ripia con una carrellatina di storia degli imperatori. Ma non tutti, eh! Una disamina velocissima! Qualche info sparsa, quelle che hanno colpito me. Poi te lo vai a approfondire. Io non sostituisco i libri seri. Non me dovete rompere gli imperatori. Il primo imperatore fu Caio Giulio Cesare. Non ha mai avuto il titolo di imperatore. Dittatore sì. Ma il primo imperatore fu il suo figlio adottivo, Ottaviano Augusto. Però come fai a non parlare di lui per l'inizio dell'epoca imperiale? Parliamo un pochino, finalmente, di Caio Giulio Cesare, della famiglia dei Cesari. No, dei Giuli. La gens Giulia. Quindi se ti chiami Giulio o Giulia, complimenti, sei parente di Cesare. Ad honorem. Ad nomen. Anche se in verità il tuo nome è un cognome. È come chiamarsi Rossi Rossi. Comunista. Giulio Cesare crebbe alla Suburra, un quartiere malfamatino. E che tipo era Cesare? Indovina con chi tu sto per paragonà? No! Griffiths! Lo so, sono tutti Griffiths per me i condottieri. Ma mi sa che Griffiths è ispirato a Cesare. Come tutti i condottieri in tutte le opere e tutti i grandi conquistatori. Ma ragazzi, il suo precettore si chiamava Antonio Grifone. A 16 anni era alla corte di Nicomede, re di Bitinia, a cui piacevano i ragazzini. Aveva questo sogno dal piccolo quartierino malfamato di raggiungere il potere. E se lo prese, creò un suo regno. Vabbè, basta Berserk trono. Vai. Una differenza però con Griffiths, come già ti ho accennato, era la pelata. Lui rideva delle prese in giro, ma in realtà si vergognava, si faceva il riportino. Ma dai Cesare, che se faceva il riportino non lo posso immaginare. A volte la storia è meglio non saperla, anche perché la forma ginocchium non gli impediva di rimorchiasse tutte le mogli dell'amici sua. Trono, ma parlaci del Rubicone! No, tu vai a cercare da solo! E sanno tutti ste cazzatine! Cazzatine! Te l'ho detto, ti dico quello che voglio! Perché non sta... non va bene! E poi non lo dico io! Lo dice un grande ritorno! Sempre lui! Sailor Plutarco! Durante i trionfi lo chiamavano Zucca Pelata, ma non ti ho detto che lo chiamavano Seduttore Zucca Pelata? Un po' diverso! A parte il fatto che ha avuto quattro mogli, tutti lo odiavano! E te credo! A Catone gli ha sedotta la sorellastra, a Pompeo gli ha fregata la moglie, a Crasso che te lo dica fa? La moglie Tertulla! Poi si stupisce che lo accoltellano! Ma te ne dovevano dar de più! Una per ogni cornificatus! Secondo me è morto per questo. Vabbè, ti dico un po' di storia seria. Tipo quando da giovane lo rapirono i pirati e al capitano servivano dei soldi per il processo, che chiesero come riscatto 20 talenti. E lui si ribellò. Che coraggio! No, ma che coraggio! 20 talenti so pochi! Almeno 50! Non siete buoni a rapimme, ci penso io. E chiese 50 talenti. Se rapì da solo! Intanto che portano i soldi, vi leggerò un po' di miei versi. No! Cesare non la prese troppo bene. Ma non per rapimento! Perché sti pirati erano dei bifolchi che non volevano sentire i versi suoi. E quindi li fece impiccare tutti, una volta liberato. In tutto questo c'era Silla che stava a fa un po' come gli pare. Morto lui, tornò a Roma e fece carriera, riuscendo a diventare console. Con l'aiuto di Pompeo e Crasso. I triumvirati, cornuti e mazziati! Ma come fate a dargli una mano? E poi, l'altro console non ha opposto resistenza. Quando si voleva via tutto il potere. Il console dalla parte dell'aristocrazia, del senato, che odiava Cesare. Il senato, se c'è qualcuno che vuole fare qualcosina per il popolino o che prova a levargli qualche privilegio, lo odia sempre. Questa è una grande costante della storia. E chi era in questo periodo l'antagonista del più grande condottiero della storia di Roma imperiale? Chi è l'altro console? Bibulo. Bibulo, ma levate! Bibulo! Capisci da solo che uno non può governare con Bibulo. È un'onta solo pensarlo. Cerchi di prevaricarlo. Bibulo era talmente un soggettum che il nome dell'anno in cui fu console insieme a Cesare, te l'ho detto nel primo pezzo, di solito dato in onore di tutti e due, te lo ripeto, perché non lo so se mi stai a sentire, 59 avanti Cristo, fu l'anno di Giulio e di Cesare. Ma poverino.
no. Vabbè, andò a conquistare tutta la Spagna e la Gallia. Francesi? Che ancora rosicano con Asterix e Obelix che menano a Cesare. Avete preso solo pizze, avete preso. Ma quanto state a rosicare, francesi? Sono veramente 2000 anni che state a rosicare. Francesi? Ci avete provato con Vercingetorige. Vi siete messi a fabotte tra di voi. Pensa quanto siete incoglioniti. Forse ce la potevate pure fa. Si è cagato sotto Vercingetorige. Asterix, vatta ambria cagà, fiaschetta. E ci pensa. Vogliamo credere al debello gallico? Debello gallico? O vogliamo credere ad Asterix e Obelix? Francesi? L'unica cosa storicamente esatta, francesi, è che vivevate nei villaggetti di merda, fatti di merda, costruiti di... paglia. No, merda. Coi druidi là a pregare le fratte, come Elden Ring. Quello è storicamente esatto. Il resto no. Il resto pizza in faccia, francesi. Cesare è arrivato in Gran Bretagna, ha fatto me. Gli fa che palle a Gran Bretagna. Per la rotta il cazzo è tornato indietro. Cosa hai imparato oggi a scuola, Pier Givaldo? Ha imparato che Cesare ha fatto me. Bravo, Pier Givaldo. Bravo. Che poi i soldati più fedeli di Cesare erano Galli, la legione 13, i suoi commilitones, tutti gallici salpini. Quindi perché quest'odio immotivato, francesi? No, ma Asterix è belga. Non cambia un cazzo. È tutto un barbarume. Come fece a costruire tutto sto popote Robus? Perché era uno diplomatico. Preferiva arruolare la gente che giustiziarla. Mangiava il rancio insieme ai soldati. Non faceva banchetti. Era più un romano d'altri tempi rispetto a sti tempi. Un po' come te vogliono far vedere Massimo. E i romani apprezzavano questo stile di vita. E a livello politico il senato lo odiava e gli scatenava contro Bibulo, perché lui rimise in sesto la riforma dei Gracchi, le leggi agrarie. Ta ricordi, te l'ho già accennata. Finché Pompeo non gli si è rivolta contro. Forse pure perché gli ha fregata la moglie. E per far pace, Cesare che fa? Gli fa sposare Sofia. Regà, la storia di Roma. È Natale a Miami. Quello si tromba la moglie di quell'altro e quell'altro la figlia. Tutto e più siamo pari, dai. Ma quale pari? Tu vai a letto con mia moglie da 2 anni e io per una volta che sono andato a letto con... Giulia! Mezza. Oh, e mamma rotti i coglioni! Che cazzo fate? Avi miei! Pompeo si ribella ma fa una finaccia, perché era impeditus. Te dico solo farsalo. Cesare versus Pompeo. A fine battaglia Cesare perse 200 uomini. Pompeo 15.000 e altri 20.000 fatti prigionieri. È stata una farsa. Lo... Pompeo muore e Cesare ci rimane male, perché gli voleva bene. Pure Crasso dalla Siria si ribella con furore. Eppure Crasso muore e Cesare ci rimane male, perché gli voleva bene. Ma nessuno morirà mai swag come Catone, perché pure lui si ribella a Cesare. Secondo me sta storia delle donne è fondamentale, però vabbè. E perde facendo Arachiri before it was coolum. Se squarcia la pancia Catone. Però lo trovano, lo ricuciono e lui che fa? Si finge in coma, far vago. Appena escono si riapre la panza con ste mani e muore. In tutto questo arriva pure in Egitto, dove si comporta abbastanza bene, tranne per la biblioteca d'Alessandria. Ops! E qui conosce Cleopatra. Però lui era uno casto, come abbiamo visto. E siccome secondo i patrizi si stava facendo corrompere dagli egiziani, Gaio Cassio Longino insorge, buttando in mezzo Bruto. Braccio di Ferro non è d'accordo. Bruto figlio di Servilia, sorellastra di Catone. Bruto forse figlio di Cesare. Te l'ho detto che aveva sedotta. Ed eccoci arrivati al periodo dell'accoppiamento. No, è finito. Dell'accoppamento. Alle Idi di marzo, il 15, il giorno dell'elezione dei consoli. Mentre le calende sono il primo giorno di ogni mese. Calende, calendario. Vabbè, trappolone a Cesare. Anche tu, brutto figlio de na migno. Città Svetonio! Alla sua morte volle lasciare un po' di soldi a ogni cittadino romano. Oh! Dopo di lui arriva Marcantonio, fedele luogotenente di Cesare, che prende il potere, timappando col figlio adottivo di Cesare, Caio Giulio Cesare Ottaviano, che diede i soldi promessi da Cesare, perché Marcantonio faceva cioè se stersi nell'altra toga. E affranti da quello che è successo. Si chiedono chi sono stati quelli che hanno ammazzato Giulio Cesare. Saranno stati gli astati. Astati loro. Hasta la vista, astati. No. Insieme sbragano Bruto alla battaglia di Filippi,
quarto aggiunge pure Lepido e daje col secondo triumvirato. Finito meglio del primo? Tolto de mezzo Marcantonio, mo te dico come, Ottaviano diventa Augusto, quello del mese, sì, che significa rispettabile, una persona veramente brava, il primo vero imperatore, eccolo! È questo, sì, non famo come Caligola che sta usando la statua di Claudio, sì, ma porco Giuda! No, Giuda è stato bravo a vendere quello che sconvolgeva gli equilibri dell'impero, ma io scrivo Caligola ed esce questo, porco zio, sono tutti uguali sti imperatori, c'hanno ragione gli asiatici con noi, non noi con gli asiatici, ma che ne so, io me fido, non lo conosco questo signore, non l'ho mai incontrato, lui divenne imperatore, perché come diceva San Carlo, c'è più gusto con Augusto. Che non si voleva chiamare imperatore però, si faceva chiamare Princeps, cioè il primo tra i pari, i senatori, i patrizi, tutti pari, ma lui è il primo, eh. Era tutta sempre una roba di facciata, se te la sentivi troppo, tipo Tarquinio il Superbo, i cittadini si incazzavano, se invece facevi il vago, no è troppo per me, allora te volevano bene, la politica, che fece anche delle cose buone, anzi un sacco di cose buone, pazzo sgravatus, sgravitas, tantissime riforme dell'esercito sociali, con i suoi 40 anni di regno, ci fu la famosa Pax Augustea, dentro il regno, fuori spignevano, ma dentro, ah. Per esempio, per ditene un'altra, istituì una specie di consiglio dei ministri, e chi si occupava di finanza? Mecenate, ah, capisci da dove vengono le parole? Insomma, come disse proprio Ottaviano Augusto, ho trovato una città di mattoni, ve la restituisco de marmo. E alla morte, epitaffio fico pure per lui. Ho recitato bene la mia parte. Congedatemi quindi dalla scena, amici, con i vostri applausi. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Applausi! Intanto, durante il suo regno, nasce Gesù Cristo. Dopo di lui ci fu Tiberio, che ha fatto le cosette sue. Ho un déjà vu. Bravo pure lui. Ma sono tutti bravi sti imperatori. No, arriviamo a Caligola. Che non è questo, ma questo. Che significa sciabatta stivaletto. In realtà si chiamava Caio Giulio Cesare Augusto Germanico. Si chiamano un po' tutti uguali dal quarto nome, se riconoscono. Che come comodo all'inizio sembrava bra. Poi ha sbroccatus. Come pochi hanno mai sbroccatus nella storia. La più famosa la sapete tutti, è che fece senatore un cavallo e poi lo fece assassinare perché avevo dato contro all'aumento delle tasse sulla biada. No, ma pure questo può essere visto come una critica al Senato per umiliarli. No, perché era matto. Ed era andato in fissa con l'Egitto pure lui. E voleva frebutarlo. Comprese le tradizioni. Tipo prende come amanti le sorelle, esse considerato un dio. Però sì, era pure un po' matto. Un giorno decise di mandare a morte tutti i pelati. Vai Will, da una pizza a Caligola. Vai. Finì zaccagnato un sacco di volte, come Cesare. Dopo di lui ci fu Claudio, quello della Naumachia Gross. Che non è Caligola, è quello dopo. L'epitaffio suo, sai qual è stato? Te sto di solo gli epitaffi. Sol trono del muori. Diamine, credo di essermela fatta addosso. Prossimo imperatore, Nerone. Aia. Te ne parlo meglio dopo. Ti dico le sue ultime parole, che furono: ah, che artista muore con me. Gli piaceva cantare, ma non era buono. Poi ci fu l'anno dei cinque re, quasi, dei quattro imperatori: Galbia, Otone, Big Mom, Fedelio e Vespasiano, che alla fine vinse. Così finiscono gli imperatori Giulio, Claudi, e iniziano i Flavi, con Vespasiano, che a parte quel piccolissimo hobby di perseguitare gli ebrei, se l'è cavata. Tipo l'arco di Tito, no? Quello dopo di lui, che io la tanto bene. Tu non vuoi sapere a cosa è dedicato quell'arco. E che Vespasiano gliel'ha fatto, perché ha ammazzato un sacco di ebrei. Ma comunque, se l'è cavata Vespasiano. Dopo di lui, Tito, dal 79 all'81, giusto il tempo d'andare in Giudea. E che cazzo. Poi venne Domiziano, che se credeva a Dio. Aridaie, Nerva l'anonimo, Traiano, l'Optimus Prime, Princeps. Bravo quello, ha conquistato tutto l'Oriente. E finiscono i Giulio Claudi. Iniziano gli Antonini, la famiglia di Marco Aurelio e Commodo. Quindi fermiamoci qua. Ma come te fermi papà Adriano? Ma quello era un ficus. Dici qualcosa pure su di lui. Oh senti, ma sta a vedere quanto dura sto video. L'ho dovuto dividere in tre. Era un video di 3 ore. Dai cazzo. Le politiche di Adriano si concentrarono sul rafforzare i confini dell'impero, sulla regge, Adriano la rettore. Fu anche lui uno dei 12 imperatori bra. E bla bla, tornava al film, con Commodo che esercita il suo diritto di rosicare, perché quello è ancora vivo. Sono io oppure tutti gli altri stanno impazzendo? E soprattutto, che cosa hai provato quando l'hai rivisto?
Ma sti cazzi! È geloso del flamenco! L'ispanico non può reggere l'imperatore! Spiega che gli hanno mentito sulla sua morte! Ma come? Ha lasciato dietro 4 cadaveri! Pretoriani che hai mandato te! Gli hanno mentito gli altri pretoriani! Lo scopriremo! Nel film, l'esercito lo odia. Falso! Era amato dall'esercito! Apposta perché, a differenza del padre, era più umanesco! Poi lo odiano! Quando sacrifica Cleandro! Te lo ricordi la montagna? Per far sta buono il popolo! E al posto suo ce mise Leto. Ha fatto una cazzata. Comunque sì, lo odiano. Ma dopo? Qua pare che il regno di Commodo sia durato mezz'ora. 12 anni. Ma fammi un bel, che ne so, famiglia morta e poi 10 anni dopo. Oh, vediamo Russell Crowe invecchiato, incazzatissimo, che ha aspettato per la vendetta, tutta un'altra epicità. E così almeno Commodo ha governato per un po'. No? Vabbè, un multiversus. Lucilla incontra Massimo, che non è contento. Hanno bruciato vivi mia moglie e mio figlio! Azz, gli hanno fatta la tunica molesta. Cioè il mettere ricchi abiti al malcapitato, imbevuti di liquido infiammabile, e poi, uff, Nerone lo fece ai cristiani. Perché mi fai lezioni di storia mentre sfogo il mio dolore? Perché da qualche parte le devo mettere ste informazioni. Non posso far tutta a blocchi. Che vuoi da me? Che tu mi dia una mano a ridare il potere al popolo. SPQR. Me lascia femminicidius. Spartaco confirmed. Stanno spingendo sul far diventare Massimo l'espressione dell'antico proletariato, amato anche per l'idea di ribellione che rappresenta, sia vera e propria, ma soprattutto sociale. Ascitano Spartaco. Ma lui è dei quasi 300 anni prima, regà. Ed era trace. E soprattutto, solo quando stai nello stercum ti interessa del popolo. Non che a inizio film li guardavi un po', sì, non ha fatto un cazzo. Non basta fare faccine tristi a inizio film. Eccola la faccina triste. Eccola! Non sei Spartaco! Ma me stai a diventare famosetto come lui? Nelle terme parlano solo di te. E che so le terme? Sì, mo non sai che so le terme! No! Io sto a casa e prego gli dèi! Sono i luoghi di ritrovo dei romani. E bische! Erano anche palestre. Si faceva pugilato, si tirava il giavellotto, il lancio del frisbee disco. E ci andavano tutti perché a Roma erano importantissime le conoscenze, le raccomandazioni. Te l'ho detto! Bella mamma per te! Come andiamo? Ho fatto tutte res, visto tutta gens, e le solite cose. Era un dovere sociale molto serio. Come i Munera. Ci si passava ore, sia alle terme e in palestra, che dopo, sdraiati sui triclini, a magnasse sei portati minimo di cena. Ma perché sdraiati? Per i posacce dello sport fatto alle terme, eh? C'ha tutto un senso. Però Commodo cerca di infamatte, sparlottando su di te. Che tu vai a lupanare! Dove lo dice? Su Il Giornalem. Ah beh, allora. Avamo sta spartacata. Nah! Lasciami perdere. So depresso. Conoscevo un uomo una volta. Un uomo nobile. Quell'uomo servì bene Roma. Quell'uomo non c'è più. Lasciati aiutare da me. Io lo sentivo che era innocente. E invece ti sbagli. Sono colpevole. Sono colpevole di amarti. No dai, veramente. Mi farò dei nemici. Ma non gliela sto a fa sentirli. Sto a cedere quei dialoghi, regà. Va va. Se stai dando un bacetto veramente mi incazzo, eh. Mi ricorda altre scene. Fortunatamente no, per adesso. Guardia, questa donna ha finito. Non mo devi di te, amoraccio. E io t'osservo sempre. T'ho scordà. Non ti morderai mica la lingua stanotte. Nah. Bravo. Lucilla accusa. Il giorno dopo Commodo manda a morte 2 legionari. Che non è che gli hanno nascosto il fatto che Massimo si era dato. Non lo sapevano manco loro. Pensavano che quelli fossero stati uccisi dai barbari. Ma è stato tutto un equivocus. Non è un bucio de trama. Pure io avevo pensato male. Dai, Commodo, fa il bravo. E non hanno visto che non c'era il corpo di Massimo? Hanno trovato solo quelli? Ma in effetti io devo capire un attimo questi della guardia pretoriana. Ma chi va a fare queste armature? Tony Starkus l'uomo ferrum? Perché siete viola? Tra tutti i colori viola. Perché me sa che è la toga picta, che è un'altra dell'imperatore o dei pezzi grossi. Però l'imperatore stavolta è vestito de rosso. Lannister. Oh. E quindi armatus puntatus. Non è latino mai. L'imperatore ce pensa e si mette in mezzo. I pretoriani reggono, perché sono stati addestrati dai gladiatori. Veramente, succedeva che i gladiatori più bravi addestrassero i legionari, anche per insegnargli tecniche più da strada, diciamo. Ma cos'è sta scena pure? Lascia la freccia, lascia! Nessuno te biasimerà, è mezz'ora che sta là davanti! Scocchi, scocchi! Perché rischia la vita a sta maniera? Perché accusa pure il suo best man Quinto! Leandro. Un Leto.
Ah, ma mi sa che questo è Quinto Emilio Leto. Ah, se becchiamo dopo. Ma se è lui, ma chiamalo Leto, così uno lo riconosce se si va a studiare la storia e fa: ah, perché lo chiamano Leto, no Quinto. Quinto per vendetta. Pieno di quinti. Lo accusa di tradimento. Ah, pure io. Sei paranoicus. C'hai ragione, ma non adesso, sei paranoicus. Allora dall'ordine. Focus. I pretoriani scoccano. I legionari schioppano. Joaquin Phoenix strizza. Per dare pathos alla scena, Ridley Scott uccise veramente queste due comparse. No, non è vero. Forse. Tu hai più visti? Qualche altro film? Nel mentre, i gladiatori giocano a briscobra. Briscobra. Sette bellum. Scidua. Ma Massimo ovviamente non vi partecipa. Austero come Romolo. E tutti credono così tanto in lui che gli fanno pure da assaggiatori. Perché l'imperatore lo vuole morto. Vabbè, assaggio io. Tanto si sa, il povero numidiano è sempre prima a morire. Bastardi. No. Assaggio io, perché io ero il rivaletto che muoio amico. È un cliché ancora più grande del tuo. Va bene. Orzo. Orzo. Lo sapevo. Commodo Vile. Te stavo a piappellanus. Tutti ridono. Allora era avvelenato! No! So celiacus! Dalla cilicia! Non lo avvelena, Commodo, perché non può ucciderlo ora. Lo renderebbe un martire. E quelli arrivano fra un po'. Altro giorno di giochi, altra corsa! Di pighe! Inquadratura de uno a cui il lifting è andato male, male. Ma è Cicero, quello d'inizio film! E che ci fai qua? Mo lo scoprimo. Oggi c'è il combattimento per il titolo della corona di alloro. E palma! Il premio di chi vinceva gli scontri gladiatori. All'angolo Ruber Erfainus! No, c'è uno vestito come dovrebbe essere vestito Commodo nell'arena. Ercole, con la capoccia di leone. Non faccia gesti! Anzi, fallo. No, perché così spiego che il saluto romano è storicamente in forze. Perché non c'è sta una statua, una testimonianza di sto saluto romano, regà. Qualche statua aveva il braccio teso, ma non così. Quindi saluto romano de che? Così come il sale su Cartagine. Non ci stanno fonti antiche. Mi sono lasciato trasportare dalla tradizione, scusate. Però me l'avete detto voi, e io lo dico adesso. Una cosa in più. Lo vedi? L'unione fa la forza. Dividi e timpe. E se dice fucino, non fucino. Ma io leggo fucino, conosco fucino. Il lago del fucino, no, del fucino. Basta, ho detto tutto. E il pollice forse non è storicamente accurato. Vaffanculo, non credo più a un cazzo. E all'angolo Carelueus. Sì, sì. Massimo! Che si prepara a conquistare il pubblico. Che però è già incuriosito da quell'altro. Gli sta a portar via l'Aipus. Marco Aurelio nutriva un sogno che era Roma, ma non è questo. Quel musone del cazzo. Perché i giochi sono sempre fatti. No, dobbiamo ridare Roma al popolo. Ristabilire l'oligarchia. Va bene, Massimo. Ma prima vinci il titolo Coliseum, va. E andiamo! Però, dalle parole di Commodo, capiamo che questo è l'ennesimo non scontro tra gladiatori. Perché lo vogliono morto. È stato tutto preparato ad hoc. Ma continua ad avere ragione perché Massimo non saluta. Lo volete infilzare questo? Lo so che continua a ripeterlo, ma non perché so strano per il meme, ma perché in tutta sta baracconata c'è un protocollo, un rituale, un modo di combattere. Non si fa così. È offensivo non verso l'imperatore, che già sbagli perché il culto imperiale, lui è Dio e vabbè. Conoscevo cristiani sbranati per morto meno. Ma è offensivo verso il popolo, verso gli dèi. I ridi un cazzo, prima preghi, poi li offendi. Andate, uomini delle catene, andate a fare la vostra cosa. E qual è la loro cosa? Scatenare le tigri. Che? Ci sta. Roma le conosceva. Sono state introdotte dall'India a fine primo secolo avanti Cristo. Da mo, quindi. Sono 300 anni che le sbragamo, purelle. E visto che ci siamo, qui c'è la tigre babbas. Quale momento migliore per parlare delle bestiole nei ludi? Come venivano usati sti animali? Mali. Malissimo. Altro che WWWF. Perché oltre a far scannare i gladiatori, facevamo scannare pure le bestie. Leoni contro tigri, tigri contro lupi, lupi contro leopardi, popò. Potami contro grillini, radicali contro giraffe, persino gli elefanti. Che ce l'ha fatti conosce Pirro, il primo a vincere l'Epiro d'oro. No, però sì, Porello. Era venuto per difendere Taranto. Le botte che gli abbiamo dato. Questo succedeva nel 300 avanti Cristo, quindi da mo che conosciamo gli elefanti. O buoi lucani, così li chiamavano i romani. Pensavano fossero muccone. Oh. Così come oh, fecero gli spettatori quando li videro agonizzare dopo una caccia, un ludo mattutino. Gli è presa male sentendo i loro barriti disperati. E se la presero con Pompeo, che aveva
organizzato tutto. I nostri pronipoti vedranno Dumbo. Ma gli elefanti e altri animali venivano usati anche per numeri da circo veri e propri. Tipo gli elefanti con la proboscide scrivevano parole latine sulla sabbia. Con le fiere invece si ricreavano i miti. Già ti ho accennato Ercole, Orfeo, ma pure Icaro, che se buttava da un'impalcatura e se spadasciava al suolo, ogni volta uno diverso, The Prestigious. Mentre Dedalo veniva mangiato dalle bestie. C'erano anche i combattimenti uomini-bestie. Se erano condannati a morte, ce li buttavano inermi a fasse sgranocchiate. Ovviamente mai cittadini romani, schiavi o carcerati, tipo lui, che solitamente venivano presentati con un cartello a indicarne il reato. Cartello come quello sopra la croce di Gesù. Oppure ci combattevano i cacciatori, i venatores. Saranno venatores questi, che incitano la tigre, che però vede Massimo e si ferma. Androclo! Chi? Non ti ricordi di me? Ci incontrammo in una caverna e mi togliesti la famosa spina dalla zampa. Abbiamo vissuto insieme per anni. Tu a una certa te ne andasti e ora ci ritroviamo qui. Che bello! Andiamo a vivere insieme, grazie alla commozione del popolo per questa storia. Tutto vero. Ah, ma la famosa storia della spina! Ma quello era un leone. Il leone che ospitò l'uomo e l'uomo che medicò il leone. Ah, beh... io non la conosco! Quindi Massimo deve combattere contro questo e le tigri. Quasi un'esecuzione ad bestias. Indovina come la gente moriva ad bestias. Ma come fanno i provocator? Se questi allora sono provocator, cioè quelli che pungolano, incitano i gladiatori e le bestie per farli incazzare. Come fanno a guidarlo verso Massimo con pure quest'altro mezzo? Ma è provocator e io me da bagno. Sì, le addestravano, per carità. Ma qua a mezzo è Endogoius Goius Fuffis, non quello mascherato. Uccidi l'altro signore! Ma l'hanno tirata via! Ma questa è una ladrata! Arbitro summa rudis cornutis! Ma dai, uno gli esalta addosso e questo regge! Non siamo nel 180 DC! Siamo nel 180 Marvel! Perché la gente piove per culo Fast and Furious e non sto ferma? Ma dov'è la differenza? Oh, ma la tigre pesa! Oh, ma mozzico della tigre! Vabbè... il pubblico comunque apprezza. E questo è l'importante, no? Biglietà. Qua tigri escono fuori come talpe. Massimo ne acchiappa una. Ma poro gattone. Vabbè, senti, dopo un po' de mossette vince Massimo. E stavolta, stranamente, il pubblico non è propenso alla missio. Stavolta vuole il sangue. Iugula, iugula! Morso tua, tacci mia! E per amore del rituale, lo sconfitto rimane là a farsi ammazzare. Non è che supplica o tenta di fregatte e lascia, eh? Adesso ridi! Ma i cani banchettano sui coglioni e i coglioni tornano leoni e se magnano i cani. Stacces! Massimo ce sta e non lo ammazza. Uccidete il sacrilego che sta offendendo la memoria di Marco Aurelio! Che bravo! Misericordioso! Al pubblico gli pia bene, e questo è l'importante. Vai Massimo, esci dalla porta triunfalis, la porta dei vincitori, e pia di sti spicci. Perché dopo un combattimento il pubblico gli tira i soldi al gladiatore. E in teoria dovrebbero passare mesi prima di ricombatte, tipo l'MMA o la box appunto. Ma qui quando mai? A domani. E invece manco se ne può annà, perché l'imperatore vuole riparlare con lui. Ma manco che gli tigri sul golpone, crepi. Io sto solo a cercare di raddrizzar firme, eh? La storia non va mica così. Questo è un what if. Ma vuoi ammazzare? Dai, forza. Tanto ho visto l'andazzo del film. Che cazzo di motivo ho per cui vivere? Mi schifano tutti. Mi stai pure a rovinare i giochi. Certo, morirei pure tu. Ma non volevi ricongiungerti ai tuoi nei campi Elisi? No, Massimo ipocrita. E fa come al solito: guardare schifato la gente e annassene. Allora Commodo usa provocazione. Parla della sua famiglia. No. Tu moglie quella quadrantaria. Permetti! Ma non sa manco che vuol di... E che vuol di? Erano le signorine buonasera, pagate un quarto di centesimo. La tariffa proprio minima! Allora c'ho ragione a cazzarmi! Massimo, anziché strozzarlo dove sta, spoiler storico, butta un'altra frase fatta. Il tempo delle mele presto sarà finito per te. Puttana!
degli onori! E se ne va. E i pretoriani o lasciano passare. Ma fallo console e chiudiamo sto film. Tra la folla che lo acclama c'è pure Cicero. Ah sì, le toghe, fattele stirare. E lo raggiunge dicendogli che la sua legione è ancora fedele. E dai, se beccamo alle porte della città. Perché anche questo sembra una cosa tanto ma a quei tempi era tutto un ho parcheggiato l'esercito fuori dalle mura, voglio comandà. Che demo fa? Pure Cesare lo fece. Cicero gli dà un sacchettino. Che c'è sta la zanna de lupo? Tipo Leonida? Qui c'entrerebbe ancora di più. No, i pupazzetti della famiglia. Il pupazzetto dello schiavo? Niente. Che è successo alla famiglia dello schiavo? Nessuno me lo dice, voglio sapere di lui. E andiamo da Commodo, che è indietrissimo nei sondaggi del foro. Perché prima Massimo piaceva perché era spietato, mo perché è misericordioso. E sto popolo è marotto il cazzo. Non si può abolire? Ti piacerebbe, bastardi. A sto punto l'ho frebuto del tutto, Caligola. E ti dico, Oderint Dum Metuant. La pronuncia non sarà mai questa. Devo richiederle le pronunce, in effetti, eh. Che vuol dire? Odino, purché, temano. Hai mai sentito parlare di quel serpente che si finge moribondo in mezzo all'acqua? La Tanatosi, il fingersi morto, lo fa per aspettare i suoi nemici che si avvicinano. E poi aspetta che si avvicinino di più. E poi aspetta che inizino a mangiargli piccoli pezzettini di corpo. E poi? E poi? Muore. È un coglione sto serpente! Che esempi mi fai? Per dire che dobbiamo aspettare! Sì, ma è lo stesso piano dell'altri senatori prima. Aspettare. L'immobilismo della politica. Rappresentato benissimo. Il piano è aspettare il fine film. E aspettiamo fine film. E questa che ascolta il dialogo segreto, nessuno gli dice niente. Tu! Oh! Avverti quei due che sparlottano! C'è una guardia, c'è un portiere, c'è un pezzo di cartone, addivideli. Ma per favore. Almeno un gotto se infrattano, Luria. Ritorniamo nel Ludus Magnus. Dove Massimo riceve i fan per il firma tavolette? Ah, riecco Cicero. Vieni qua. Fammi una cortesias. Che si rivela essere contattare Lucilla. Lucilla, me. Ho servito tuo padre. Sti cazzi. Ha vinto Bona, inizio film. T'ha attaccata la peste, non t'avvicinà. Questo dovrebbe farti capire che ero sotto il comando di un amico comune. Massimo! Mi manda Massimo decimo meridio! Stop! No, ma dillo pure al bottegaio là dietro! Ma che cazzo dei segreti so? Mo parla sottovoce! Ma te arzi! Massimo si è convinto a seguire la congiura di Lucilla! Convenientemente a fine film! E parla col senatore Gracco! Gaio è a posto! Ma Falco è corrotto! È un infame! L'ho visto prendersi i sacchi di mele! Si usava a corrompere così! In tempi più antichi di questo, me sa, eh! Massimo vuole uscire per riunirsi all'esercito! Ma Gracco non è d'accordo! Oh, te conosco da 5 minuti già da colli. Questa è una pazzia. Pazzia? Questa è... Roma, Roma! No, è normale amministrazione. Nessun esercito è mai entrato a Roma da 100 anni. E capirai 100 anni nella storia di Roma e l'altro ieri. Non voglio barattare una tirannia per un'altra. Sarà così fino alla fine dell'impero romano d'Oriente. Allora, ok, Proximo se gode i soldi che sta a fa col suo pupillus. Vincerà il gladione d'oro! Che se sta a beve? Un mocitus? Mentre uno lo spizza male. Mo che volete da questo? Lo fate sopravvive fino a fine film? Ti prego, è un cliché incredibile il maestro che muore, eh? Massimo gli chiede di liberarlo! Perché te dovrei liberare? Me fai guadagnare? Crabius Patus! Ma quando Massimo gli rivela che Commodo ha ucciso l'uomo che ha venerato come un dio, ma non perché costretto dal culto imperiale, cambia idea. Lucilla è nella sua domus, la casa romana, occupata da tutta gente che fa un festone degno di chi? Chi era famoso per i festoni incredibili? Hai mai visto Caligola? Ma perché non l'hanno fatto con Caligola? Con banchetti degni di Lucullo, che non è un'esclamazione volgare abruzzese, ma è colui da cui deriva il termine luculliano, che vuol dire interegolizi, troppa roba, anche meno, perché era ricchissimo e anche se colto di sorpresa organizzava dei pasti proprio interegolizi, troppa roba, anche meno. Qual è il tuo superpotere? Rimedia da magna. Coi pesci che costavano più dei pescatori, cheat, aragoste, ostriche, ma anche petti di tordo, emetici, così vomiti e magna ancora. Lo facevano i romani. Ma come se sei piano basta magna. No! Se vomita e se continua a magnà in questo ciclo infinito che è il
consumismus. C'è stava pure il pâté de foie gras, che non hanno inventato i francesi. Francesi sempre, sempre così. Manco questo ve lasciamo. Apicio l'ha inventato, ingozzando di fichi le oche, creando le foche. Pure di sta cosa non è che ne vada proprio fierissimo, povere occhette. Però non l'hanno inventato i francesi, con i servi che intanto passavano a lasciare regaletti. Il bungum bungum. Ed è in mezzo a sto bordello che incontra il fratello, che l'avverte che è finalmente giunto il momento di purgare il senato. Non lo puoi fare! Ma perché no? Ricordi cosa disse nostro padre una volta? È un sogno spaventoso la vita, ma i sogni aiutano a vivere. Tu ci credi? Ti voglio. Ma che cazzo ne so, gliela faccio più. Tutto, virgolette, 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 normale, virgolette, 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 a quei tempi. Non solo Caligola, ma pure Clodio sedusse la sorella, Clodia. Fantasia dei Romani, strike us again. Apri la bocca. Ma che schifo! Ma che sto a vedere? Voglio che tu sappia che ci sarà sempre un po' di te dentro di me. Poi, sabbiocca. Ma era umbriaco. Proximo, che si è unito all'Allegra con Briccola, va in bocca a Lucilla, che dice a Massimo che Gracco è stato proscritto. Ma porca, mio fratello odia il mondo. No, tuo fratello se sente sto cazzo. Soprattutto te odia, perché mio padre t'amava. E perché io ti amo. Tutte le stelle. Ma veramente, con la storiella del ve conoscete da anni, quasi cresciuti insieme, tutti sti sguardini per tutto il film, e tu lo ami. No. Quindi sto nella merda per i cazzi tuoi e di tuo padre. O vedi? Ma chi va chiesto? Niente! C'ho una famiglia, un lavoro! Come osate distruggere la vita dei vostri sudditi solo perché ve va? Ma che siamo giocarelli? Gli ha detto tu a tuo fratello di sbragarmi la famiglia. Non posso dire di essermi strappata le toghe, ma no, te giuro. E insomma, lei lo ama e lui no. Cioè sì, una volta, ma mo è fedele alla famiglia. No, quella dei gladiatori. Quella proprio iure. Devo andare. Bravo. Sì, sì, baciatevi. Se ribecchiamo in esilio. In esilio e dopo due anni, zà. E dopo due anni, zà. Commodo viene tradito da tutti. Continuano a spingerlo verso la follia. E prova ad avere un po' d'affetto da ragazzino. A cosa giochi? Al gladiatore Massimo Decimo Meridio! Il salvatore di Roma! Commodo, brucia tutto, Commodo, come Nerone. Ammazzali tutti, rifatte una famiglia, Commodo. No, Lucio, nipotino mio, il salvatore di Roma. Ma da chi deve salvare Roma? Ci ha mai pensato? Beh, non lo so! Chi è a capo di Roma? Te! E Massimo la deve salvare. Sì, Massimo, salvo tutti! Quindi deve uccidere il capo di Roma per salvarla. Ma non lo so. Che vuoi che faccia la fine degli etruschi? Di chi? Appunto. I gladiatori fanno schifo. Non è vero, sono fighi. Lo so che sono fighi, piacciono pure a me. Ma chi ti ha detto che Massimo è il salvatore di Roma? Quale malelingua? Madrelingua. Tu madre te l'ha detto, eh? E Lucio Vero Junior si guadagna il cognome di Lucio Vero Junior Brumottus, perché sniccia la madre. E gli racconta la storia di Cleopatra. E allora che fai? Te ne privi di un approfondimento su Cleopatra? La sovrana d'Egitto? Anche grazie all'arte dei trombassi consanguinei. Un'arte a cui si dedicavano un po' tutti. Era bellissima, snobbettissima. Vissuta ai tempi di Giulio Cesare, come abbiamo accennato. Egli sopravvisse. Ma non ti ho detto che con Giulio Cesare ci fece anche un figlio, Cesarione. Ed è sempre stata una femme fatalus. Dopo Cesare ci prova e ci riesce con Marcantonio. E lo coglionisce talmente tanto, regà, che quando a Marco Antonio gli dicono che Cleopatra è morta, lui si suicida. Poi gli fanno: ah no, è viva! E lui si fa portare da lei e crepa tra le sue braccia. Così muore Simpantonio. Romeo e Giulietta siede da Rai Yo-Yo in petto a questi. Poi si suicida pure lei col serpente, ma non prima di averci provato con Augusto. Ma lui niente. Signora, si scostis. Come ti permetti? Scosti a me. Da qui nacque la parola scostumato. Poi Augusto gli ammazza il fio. Ma Augusto è ricordato come il bravissimo. Commodo. Poi parlano un po' di Claudio, quello della naumachia grossa, che è stato tradito da Agrippina. E lo sai com'è finita, Luci?
Sì, che Pina gli ha rotto il cu. No, gli ha detto tutto. Ma stiamo parlando dello stesso Claudio che ha super abbozzato e Agrippina gli ha servito un bel piatto dei funghi avvelenati mettendo sul trono suo figlio Nerone. Ma che cazzo dice sto film, eh? Ma parla di qualcun altro con senso. De Cesare che ne ha passate de congiure vincendole. Il Rubicone, ve parlo del Rubicone, va bene. Il confine dove dovevi lasciare l'esercito che lui oltrepassò quando sbroccò e il potere se pigliò. Il dato è no. Beni, viti, vici e vaffanculo. Anche se questo lo disse nella battaglia de Zela. Beh, Nerone, un bel nome, dai. In dialetto sabino vuol dire forte. No, Agrippina faceva schifo. Era meglio la moglie di prima. Ma chi? Messalina. Quindi, piccino, non posso permettere che un altro Nerone salga al potere. Perché? Non lasciarti ingannare dalla propaganda. Non era così male. Anche lui all'inizio, guarda un po', era bravo. Tutti i dittatori all'inizio sono bravi e poi sbroccano. Anche per colpa di Poppea, Cleopatra 2.0. Ma Nerone fu anche un avanguardista. Per esempio ha cerimoniato il primo matrimonio omosessuale della storia. Credo della storia, forse no. Ma comunque, uno dei primi. Il suo ha sposato Sporo, che assomigliava a Poppea, ormai morta. Si è proclamato Dio pure lui e voleva fare un palazzo d'oro, ma non c'era spazio. Ci vorrebbe un qualcosa che distruggesse un po' di case, una fatalità. Magari stai a cuocere un po' troppo la carne e sbracazzi. Ma alcuni dicono che non sia vero niente, non l'ha appiccato lui l'incendio. Perché quando scoppia, lui sta ansio. Come fa? Ha perseguitato i cristiani? Non è vero! Le persecuzioni vere iniziano dopo. E poi ragazzi, i cristiani rompevano i c***o. I culti non eseguivano i riti. Anzi, non volevano nemmeno adorare l'imperatore. Il culto imperiale, che era una metafora dello Stato. La religione regolava la vita dei cittadini. Ma figurate se tra la moltitudine dei dei che popolavano Roma e che se tolleravano, mo sapiano che i cristiani erano i cristiani a non essere inclusivi. Prega, prega il tuo Dio, ma riconosci pure l'imperatore come buddy suo. No! E lo vedi? Te damo il digitus e ve piate tutto il braccinus. Hanno cominciato a perseguitarli, ma mica per colpa di imperatori, ma perché era il popolo che rosicava. Anzi, gli imperatori hanno cercato pure di essere buoni, come Marco Aurelio o Nerone, che li ha usati per dargli la colpa dell'incendio. Non tanto per la religione, gli frega un cazzo, per far il vago. Non era così cattivo. Ha costretto al suicidio Seneca. Parlava troppo. Ha ammazzato Pietro per fondarci la chiesa, no? Sarai la pietra. Deve sta fermo. Sto bestemmiando. Ha ammazzato pure Paolo, Pietro e Paolo. E a noi che cazzo ce ne frega? Giove, Giove. Un po' troppo, sto nel personaggio. Sbrago tu fio. Vabbè, te dico tutto. 2 ore e 24 a parlare della grandezza di Roma, il sacrificio per il popolo, SPQR, tutto sfumato per salvare lo sponsor del Kinder Cioccolato. Tutto inutile fino a qua. Si sustanzia il controcomplotto, fanno la Cleopatrata a Gaio e tutti i pretoriani adottano la soluzione standard dell'epoca. Andiamo a bruciargli la casa, perché ora Commodo vuole ammazzare Massimo. E non solo, un po' tutti. Prima era famoso così così e non l'ha fatto. Ora è l'idolo della plebe e ammazza tutti. E domani proprio niente giochi. Ma cioè, è ripartito benissimo con i piani. Zitto zitto, tuo padre questo via. Ma sei Galatus. Massimo sta rischiando la vita. Ogni secondo è preziosissimo. Ma te pare che lascia le action figura e qui? Oh, entra il medioevo. Oh, vedi che brillocus. Ma che cos'è? La fede? Perché esisteva prima dei cristiani, eh? Era messo dal ragazzo alla ragazza, però. Sulla dove si credeva ci fosse una vena che arrivava fino al cuore. Oh, però ovviamente il fidanzamento era deciso dai padri, con contratto provvisto di dote e tutto. Quindi sto romanticismo, Massimo, te pensi più al grano che a tua moglie. E ancora con gli dèi, è sposato come te, empatizza, stava davanti al camino col vino non diluito e la moglie baccagliava. Moriranno! Aprite i cancelli! Oh, ma questo è Pirati dei Caraibi! Ok che è sempre Hans Zimmer, ma cambia le due note, zi! Mer! Massimo prende il malloppus e via! Aiutato da Bello Figus! Perché è stato Marco Aurelio a dirci che noi possiamo venire nell'impero! Basta, dai, non è Bello Figus! Ma è... Yuba! Ecco come si chiama questo! Della Yuba Gam Gamberi! Ma abbiamo appena fatto la sua conoscenza, che ci saluta qui insieme a Kirkus e a tutta la famiglia dei gladiatori!
Pure Prossimo! Te pare che non fa una fine gloriosa per rimanere nel cuore delle genti? Ce l'abbiamo fatta stavolta, ce l'abbiamo fatta, sì. Ti voglio bene. Il Gladiarochi. Ma come al solito, questo film, tutto sto sacrificio è stato inutile. Perché sapevano tutte res. Ennesimo trappolone. Tutto risolto. Falco e Commodo sono molto contenti. C'è rimasto da capire cosa fa con Lucio. Questo dipende da ciò che farà la madre. Se farà qualcosa che non me sta beh, allora schiacciato dagli elefanti. Esecuzione che facevano veramente, eh. Vedi che devi fa. Due secondi dopo prova a baciarla e lei si gira. Ma ho appena detto che devi fa come dico io. Tanto minacce e basta. Tu qua 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 Commodo, fratello mio. E poi sorella, non sei Cesira manco per niente. Piange e basta. Ma dagli una coltellata di notte. Il personaggio femminile di sto film ci prova un po' a complottare, ma c'è solo per fare la romance con Russell Crowe. È un po' un personaggio del cazzo. Siamo al main event del film. Massimo versus Commodo. Massimo, il filler che divenne generale, che manco esiste come carica. Il generale che divenne gladiatore, anche se tutto hai fatto meno che spettacoli gladiatori uno contro uno. Il gladiatore che sfidò l'imperatore, che quello lo faccio spesso, eh. Ah, ma Yub è sopravvissuto. Dai, infranto uno stereotipo. Puoi comprare la triremi per i gamberi? Tutti ti amano, senti. Dai, capitano. E tu sei comunissimo, della famiglia dei decimi. Siete letteralmente la famiglia X. Ti amano e a te manco te frega niente. È proprio vero che chi c'ha il panem non c'ha i gladiatori senza denti. Sì, sto memando Joaquin Phoenix che fa Joker con lo Joker di YouTube. Sì, perché dobbiamo fare così? Siamo fratelli. Sì, come Jonathan e Dio. E infatti io lo so. No. Famo la Pax. Dai, hai perso. Se non puoi batterli, Benicio del Toro. Una volta un uomo mi ha detto: oh, ma quanta gente conosci? Sempre gente che dice: ma non ce l'hai un aforisma tuo? Che se la morte ti sorride, tu non puoi fare altro che sorridergli di rimando. Sì, e chi t'ha detto? Joy Puer? La volontà della D? Commo D? No, tu pa. Guarda, ha rantolato, ha naspato, ma ha sorriso, non credo proprio. Quindi era una cazzata. Eh sì. Ma ora si risolve tutto! O tu elimini me, o io te. Ma io non so Giove. Che? Lo dicevi a Giove, perché avevi paura dei fulmini. E anzi, ogni volta che c'era una tempesta, tu avevi inventato una macchina che ritirava un fulmine, il rumore. Ma che veramente, io imbruttivo a Giove. Eh sì. Ma oggi si risolve tutto! Combattiamo! Unus v unus! E ti farò vedere cosa ottieni se metti insieme un malato di mente solitario con un impero che lo abbandona! Chiamate i pretoriani, chiamateli! Te lo dico io cosa ottieni! Ottieni quel cazzo che ti meriti! Zaccagnatus. E dopo la zaccagnata, rallenti! Ma perché? Pareso! Signori, gli stiamo alla fine del film, all'ultimo combattimento di Massimo. Pensavi di aver finito la Lega Coliseum, diventare campione Gladiamon. E invece no! Commodo Imperatore vuole lottare! Ehi, ero ansioso di rivederti, Massimo! Lo sai quanti combattimenti ha fatto Commodo nel Colosseo? 735! Con l'armatura intarsiata d'oro e pietruzze e i Trapperus muti! Vediamo come va questo equissimo incontro tra due contendenti nel pienissimo della forma fisica. Guarda questo come si trascina. Gli serve un bastone, non una spada. No cap, sì handicap. Ma nonostante tutto, Massimo ha regge. Brutto colpo di Commodo con taglio furia. Ma tempo un minuto uno de combattimento. Commodo già è disarmato. Tiratemi la spada. Oh, è lì per terra. Ok che sei l'imperatore, ma manco la forza d'anna alla PA. Tranquillo poi, quell'altro è nel suo posto felice. E si ricchiappa giusto in tempo per schivare le coltellate de Commodo. Allora ce l'avevi in arma, ma che te strilli. Ma era meglio per Commodo se rimaneva a sognà. Perché in due minuti di combattimento, dico due, Massimo Decimo Meridio compie la sua vendetta. In questa vita, non nell'altra. Gli ha dato il corpo sottus. Sotto gli occhi dei pretoriani e del popolo attonito. E del ragazzino. Quindi lo potevi far secco pure a metà film. Commodo muore qui. Ecco chi sei veramente. Narcisso, il gladiatore che lo strangola in bagno. Non muore certo qua Commodo, ma comunque fa una fine brutta. Se vuoi mandare a morte quelli intorno a te, tipo Leto, che pretendi? Con l'aiuto di Marzia, quella che amava, la cristiana, tutto questo lo è molto, lo avvelenano, ma non funziona. E allora lo fanno strozzata Narcisso. Nell'anno 192 dopo Cristo.
addio Commodo, insegna agli angeli a odiare la propria religione, che schifo! E Massimo... via, chiudese! Aspetta! Prima chiudemo sto colossal! Nel Colosseo! Ok... che cazzo voleva Marco Aurelio? La Repubblica! Dagli con l'SPQR! Continuiamo a far ingrassare i senatori e i ricchi amici loro! Sì! Posso morire adesso? Sì! E finalmente Massimo muore in piedi! Perché un imperatore deve morire in piedi! Cit Vespasiano! E deve anche pisciarci in piedi! No, Pettera proprio! A Piombus! M'ha fatto ride. Pietrificus totalus. Muori malissimo, Massimo. Però scusate, ma questo è morto per la coltellata di prima. Qui l'ha ucciso. Ma questo ha cavalcato giorni con le ferite putrescenti. E niente. Mozzicato da tigri. Sti cazzi. Una coltellata e via. Fine. Ok. Ecco tuo padre. Non mi pare, Benigni. Finalmente si abbandona nel campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano. Ma un po' come disse pure Tertulliano, l'inventore dei tertollini, che si ricongiunge a Villanova, tutto collegato. Che disse? Non piangete i martiri. Essi sono il nostro seme, grano seme. E insieme alla morte di Massimo vi svelo anche come mai è morto pure l'impero. Qualche motivo, perché ce ne stanno tantissimi. È morto per colpa della cultura. Ma lo vedi, la cultura, la molleria. Alla fine hanno vinto gli Etruschi. Ma non per colpa loro, per colpa dei Greci. La loro influenza. Già dei primi schiavi, che erano filosofi tante volte. Noi eravamo tanto bravi a conquistare, a essere zitti con i austeri. E invece no. I salottini, i teatri, le chiacchierine. E intanto i barbari spignevano. Anche il progressivo abbandono della religione, degli dèi, delle regole morali del popolo, con conseguente vittoria dei cristiani. Perché loro erano ancora pieni di regole morali. Era più virtuosa della classe politica ormai corrottissima. Una sorta di movimento cinque santi. Riescono a ingraziarsi sempre di più gli imperatori che sono venuti dopo, come Costantino, col concilio ecumenico, Gioviano, Valentiano, Graziano, Sacconiano, Aureliano, il restauratore, dai, Diocleziano, il divisore, e che cazzo, eccetera. Tu non vuoi che io ti dica tutti gli imperatori, dal 193 in poi? A una certa ci dobbiamo salutare. Anche perché non mi fate pensare alla fine dell'impero. Che come tutte le cose belle, bellissime, le più grandi, che ha condizionato di più il mondo, la storia dell'umanità, cazzo. Erosa dalla sozzura interna, dal marciume, del fatteli cazzi tua esimo, che ci ha portato al medioevo. Se semo sfonnati da soli, se no chi gli faceva? Poi coattila, lascia perdere, i visigoti, gli ostrogoti, tutti altri imperatori, fino a Romolo Augusto! E Odoacre. Fine! Bellissima fine, col campo di grano, sfondo a nero e ciao. Detto tutto, mi è piaciuto il finale. Che non è il finale, c'è l'ultimo discorsetto, Mentis Set de Lucilla. E sentiamo, forse questo è pieno di sentimento e non è una frase fatta. Roma vale la vita di un uomo giusto. Noi lo credevamo una volta, fa che possiamo crederlo ancora. Ma guarda, noi avremo sempre meno potere da qui in avanti. Già i consoli ormai con gli imperatori sono più titoli onorifici che altro. Quindi ci provo, ci provo. Era un soldato di Roma, onoratelo. Ma allora dobbiamo organizzare altri giochi. Eh sì. Una spirale che non finisce mai. No, invece liberano i prigionieri. Mai detto da Marco Aurelio questo. Liberi gli schiavi, distruggi l'economia. Si finisce con Yuba, che seppellisce i pupazzelli e gli dice quello che si erano detti in ora prima, che si incontreranno di nuovo. Ma not today. Finisce qui la storia del gladiatore, simbolo di libertà. Anche se purtroppo però dopo la rivoluzione di Spartaco in teoria è finita male, i ludus, le condizioni degli schiavi diventarono sempre più dure e continuarono fino agli inizi del V secolo d.C. Ancora 300 anni quei gladiatori, quando Onorio smise di onoriarli. E come poteva mancare in un mio video? Una profezia di Beda il Venerabile. E la mise? Perché ricordate quanto a lungo starà il Colosseo, starà anche Roma. Quando il Colosseo crollerà, crollerà anche Roma.
quando crollerà Roma, crollerà il mondo. Quindi sindaco, teniamola bene sta città. Ci abbiamo una piccolissima responsabilità. Pure troppo, ma che volete da noi? Grazie per avermi seguito pure sta avventura lunga, lunghissima. Volevo fare solo un video, ma non ce l'ho fatta. Sarebbe stato record del canale, un video di più di 3 ore editato così. Sarebbe stato record di YouTube. Ma vabbè, forse sono stato anche troppo lungo in delle parti e troppo sprigativo in altre. Non vi pensate poi, sti video li assemblo in abbastanza poco tempo. E ringrazio chi mi ha dato una mano per tradurre le parole in latino, anche se sto giro me le sono inventate quasi tutte. Non v'ho potuto di tutto. La storia di Roma poi è talmente vasta che ci sarei dovuto sta un anno. Anche se ho studiato qualche libro è sempre troppo poco. Delle cose me le sono andate a cercare, ma sicuramente mi sono scordato qualcosa di importante, oppure ho fatto qualche errorino. Quindi please siate buoni. Ma è pieno di fonti a cui attingere se vuoi approfondire. Questo it's just a videino su YouTube. Quindi vai, vai. Pia la Rudus, c'ho più la voce. Io ti dono la libertà. Se tu hai guardato le pubblicità.